6 non sono mai scontate. Vittoria all'ultimo, all'overtime. Quando hai pensato di vincere, campione? Vabbè, questo campionato ci dimostra ogni partita che finché non hai un vantaggio congruo in pochi millisecondi dalla fine non hai mai vinto una partita. Abbiamo ripreso una partita nell'overtime negli ultimi istanti grazie al cuore dei ragazzi, grazie al cuore di Chiappinelli che avrà giocato in tutto penso un 6-7 minuti, grazie al cuore del nostro capitano. Per il quale non ci sono più aggettivi per Umberto. Sì, sì, veramente è stato, oggi è stato veramente grande. Una squadra per mano, veramente. È stato veramente grande. Purtroppo, non lo so, abbiamo pagato una prestazione pessima di Caleb, ma secondo me è sotto l'aspetto mentale, non so se il ragazzo abbia anche la febbre, perché l'ho visto proprio spento. Mi avrà risentito, non so, dei momenti della settimana, sarà stanco, non lo so, però non ha fatto una grossa partita. Biesta è stata brava a chiudergli la strada, a non fargli permettere il suo gioco e lui non si è adeguato al modo di giocare di Biesta. Fatto sta che per 45 minuti, fino al 45esimo, non c'era un vincitore. Loro sono stati bravi, hanno letto bene la partita con i due piccoli da lunghi, diciamo così, con Simone e Bragna sotto canestro, danno grossi problemi perché sono esperti, lavorano bene spalle a canestro, sono furbi e riescono a trarre vantaggio dalla loro esperienza. Noi non abbiamo approfittato a livelli di centimetri, ho quindi deciso di giocare con i piccolini anch'io. Siamo rimasti attaccati al match, poi penso che la voglia e la passione faccia la differenza. I miei ragazzi alla fine hanno avuto questo e abbiamo vinto questa partita. Capito, questa partita doveva soprattutto far dimenticare la brutta partita col Castellaneta. Hai ritrovato la squadra che ha battuto Rugo, che ha vinto Martina e che ha vinto anche ad Altamura. Noi abbiamo cambiato, adesso con l'addio a Di Spinzeri abbiamo cambiato il modo di giocare, sicuramente abbiamo meno punti nelle mani, però siamo una squadra molto più intensa a livello difensivo, riusciamo a tenere comunque gli avversari intorno ai 60-70 punti. Questo è positivo, dobbiamo avere fiducia in attacco. Dobbiamo capire che siamo tutti importanti e che dobbiamo fare il passaggio in più per andare a fare canestro. La partita di Castellaneta è stata una partita strana. A 2 minuti, a 1:40 dalla fine eravamo meno 3, quindi in partita tutta la vita, facendo 1 su 17 da 3 punti. È stata una giornata no al tiro, è stata una giornata no nelle scelte. Castellaneta è stata brava, attaccata al match e ha vinto la partita. Noi abbiamo giocato, non abbiamo bucato come le altre partite. Queste sono tutte finali. Nonostante Vieste oggi sia venuta a ranghi di Piotti, ha dimostrato di essere una squadra all'altezza dei playoff, giocando bene per tutto l'intero match. Quindi dobbiamo sapere e continuare a giocare sapendo di giocarci tutte finali fino alla fine del campionato. Anche domenica a Bari non sarà una partita facile perché mentalmente dobbiamo andare a vincere contro l'ultima in classifica. Grazie, grazie a voi.